Cari amici di Retrocomodo Channel, buonasera. Ecco a voi un altro oggetto, un altro dispositivo molto amato dagli appassionati Commodore. Parliamo di una macchina che vide la luce nei primi anni 90 e che incorporava una tecnologia innovativa per l'epoca, che è il CD-ROM, il lettore di CD-ROM. Parliamo del Commodore Amiga CD-TV. Ecco qui a voi un CD-TV in tutto il suo splendore. Il CD-TV è una macchina che resta molto affascinante. Abbiamo un dispositivo in grado di leggere CD-ROM, un dispositivo esteticamente ineccepibile, che di fatto rappresentava un Commodore Amiga 500 Plus. Con delle porte aggiuntive e incorporato al suo interno un Amiga 570, cioè il lettore di CD-ROM esterno per Amiga. Il lettore di CD-ROM è un lettore che necessitava per inserire il CD-ROM di un supporto denominato Caddy. Il CD-ROM veniva posizionato all'interno del Caddy e veniva spinto all'interno dell'apposito vano e quindi si poteva accedere ai contenuti multimediali contenuti nel CD-ROM. Poteva essere impiegato quindi come un lettore audio di Compact Disc, ma anche come una console avanzata per giocare ai giochi per Amiga, sostanzialmente, con la possibilità, ovviamente, su un CD-ROM di immagazzinare una maggiore quantità di dati, quindi giochi sicuramente più complessi. Peccato che la maggior parte dei giochi per Commodore Amiga CD-TV erano dei porting di giochi per Amiga 500 espanso, quindi sostanzialmente l'innovazione non fu sfruttata adeguatamente. La macchina non ebbe una grande fortuna perché in realtà il CD-TV avrebbe dovuto essere un proof of concept, cioè era stato presentato alla dirigenza Commodore come una macchina da affinare. Ed invece la dirigenza piacque così com'era e quindi fu portato direttamente sul mercato. Ovviamente questo a discapito dell'ottimizzazione all'interno potevano essere fatte le diverse ottimizzazioni, soprattutto per ridurre il numero di schede e di integrati, ma non ci fu il tempo necessario per farli. Tutto lo sviluppo fu in partnership con la Commodore Japan, con il gruppo giapponese di sviluppo e posseggo della documentazione originale tra il team di sviluppo americano e il team giapponese con uno scambio di idee continuo. Furono immaginate anche tutta una serie di espansioni per il Commodore CD-TV, una trackball, un mouse con filo, un mouse ad infrarossi, delle schedine di memoria per immagazzinare le informazioni, da un minimo di 64 KB ad un massimo di 256 KB, e abbiamo anche un lettore di disk drive esterno ed una tastiera. Il dispositivo, il CD-TV, veniva controllato mediante un joypad ad infrarosso, molto, molto carino esteticamente, come tutta la macchina. A mio avviso, la miglior macchina per estetica progettata da Commodore. E questa apparecchiatura, purtroppo, ahimè, fu troppo precoce come concetto per poter essere venduta su larga scala. L'idea di Commodore era quella di portare il computer, l'Amiga, nel salotto di casa, cioè sostanzialmente fare in modo che il computer potesse accedere al televisore principale dell'abitazione, dell'utenza. Ma in realtà era troppo presto per immaginare un dispositivo multimediale di questo tipo e tutto sommato andava in diretta concorrenza con la linea Amiga. Un Amiga 500 con un lettore esterno di CD-ROM, tutto sommato, poteva, un'espansione di memoria, tutto sommato, poteva equivalere ad un CD-TV. Altro accessorio che venne proposto per il CD-TV era una scheda Genlock, per acquisire quindi video dall'esterno ed elaborarli, ed anche una tastiera, in modo così da trasformarlo in un vero e proprio Commodore Amiga 500 espanso e usarne tutte le funzionalità. Il Kickstart 2.0, quindi sostanzialmente appunto un Amiga 500 Plus.
Debbo dire che avrebbe meritato sicuramente miglior fortuna e ancora oggi la linea, ripeto, è accattivante. Sembra un lettore di CD degli anni 90, ma veramente ben fatto esteticamente. La versione successiva del CD-TV, quando però ancora i magazzini erano pieni di CD-TV prima generazione invenduti, sarebbe dovuta essere il CD-TV CR, cioè il successore che aveva un lettore di CD-ROM, non 1x ma 2x, con il carrello, cioè quindi con i lettori di CD-ROM che siamo abituati a vedere nei PC di qualche anno fa, e in più aveva un display più evoluto, controllato come curiosità dal 4510, la CPU del Commodore 65 mai nato, e aveva delle schede interne ottimizzate. Quindi minor ingombro, se si apre un CD-TV della prima generazione si osserva una grande confusione all'interno, cioè un grande quantitativo di schede, di integrati, di accessori elettronici, mentre invece il CD-TV CR aveva poche schede bene ordinate, perché appunto era una versione ottimizzata anche dal punto di vista dei costi a questo punto. Purtroppo la dirigenza decise di aspettare la vendita anche dei fondi di magazzino del primo modello, ma non essendosi poi questa realizzata, decisero di cassare l'immissione in commercio del CD-TV CR, che rimane solo un prototipo. Ne furono prodotti circa una sessantina e questi sono andati dispersi, alcuni ahimè persi per sempre, altri nelle mani di pochi appassionati collezionisti.